buongiorno, benvenuti. Direi di iniziare questo incontro di oggi con Lancia e Cassina, riflettendo sulla città, no? La città che è la più antica invenzione umana, resta ancora attuale perché è capace di inglobare, di incorporare, di metabolizzare alcune idee, alcuni concetti. Quelli che mi sembra interessante portare alla vostra attenzione oggi sono il concetto di complessità, il concetto di inclusione e poi il design, no? Il design sta diventando molto importante. Ecco, da questo punto di vista partirei da Lancia, Luca Napolitano. Allora io parto dal design, allora, perché ovviamente siamo qui alla Design Week, siamo in casa di Cassina, mi sembra l'argomento più rilevante. Io poi parlo di automobili, Va bene, d'accordo, mi sembra una bella sfida. Il ruolo del design Lancia è importante. Allora posso citare, tanto per metterle qui sul tavolo, Aurelia B24 Spider, quella di Vittorio Gassman nel film Il Sorpasso, la Flaminia del Presidente della Repubblica, la Stratos che ha dominato i rally per più di 20 anni. Ecco, sono vetture che da un punto di vista di design hanno fatto la storia. Quando si parla di design per un brand che ha più di 100 anni di storia, però attenzione perché si può rimanere un po' intrappolati, no? Un po' intrappolati nel passato. Quindi se la domanda è qual è il ruolo del design Lancia, ha un ruolo molto importante perché ovviamente si ispira al passato ma deve guardare al futuro con grande ambizione. La vettura che abbiamo appena lanciato è un concept che si chiama Lancia Pura HPE ed è un manifesto di design, è la vettura a cui si ispireranno le nostre future vetture ed è sicuramente una visione di design per i prossimi, speriamo, 100 anni. Quindi quello che vogliamo fare noi con il nostro design è certo ispirarsi al passato, ma guardare al futuro con grande ambizione. Dai clini che facciamo esce una parola molto frequentemente ed è futuristiche. Ecco, vuol dire che, secondo me, vuol dire che siamo sulla strada giusta. E le città dove stanno andando? Sono futuristiche oppure inglobano anche il passato? Ma noi ci occupiamo di studiare le città dal punto di vista della complessità. Herbert Simon diceva: la scienza descrive come il mondo è il design che deve dire dove il mondo andrà. Ecco, ci piace mettere insieme la scienza e il design per capire dove stanno andando le città. Ecco, il futuro delle città è una domanda da $1 milione, ma forse la cosa più bella è costruirlo tutti insieme, questo futuro. E probabilmente il modo migliore per costruirlo insieme è sperimentare e far convergere le discipline diverse. E permettere alle persone di toccare con mano e di vivere e prendere delle decisioni, come se fosse un grosso laboratorio scientifico. Ecco, allora io farei a questo punto intervenire Luca Fuso, l'amministratore delegato di Cassina. Anche io faccio una citazione. Una casa è una macchina da abitare. Forse anche per questo ci sono delle affinità, Luca? Ma direi di sì. Per me la casa è un posto dove uno ritorna dopo essere stato all'interno della città e quindi deve essere un luogo prima di tutto accogliente, dove uno si ritrova, dove uno può passare del tempo e oggi come oggi poi tramite la tecnologia che si è evoluta grandemente si possono veramente fare tante cose anche all'interno della casa. Per quanto riguarda il design, io trovo sempre che sia una combinazione di forma e funzione, quindi anche all'interno della casa questo deve sempre avvenire, così come nelle auto, d'altra parte, così come nella città, nella sua interezza, allo stesso modo anche nella casa, al suo interno, ci sia sempre una combinazione di queste due cose. La forma deve dare soddisfazione all'occhio, essere gradevole e quindi dare piacere, e la funzione è la performance, cioè credo che sia sempre alla fine la sintesi più rilevante che si può avere nell'abitare, quantomeno all'interno specialmente di una città. E anche la visione di Lancia? Io penso che la sensazione di sentirsi a casa non è tipica di tutte le vetture, né tutte le marche la cercano alla fine. Io vedo che la mia impressione è che ci siano delle vetture in cui il protagonista è il guidatore, cioè sono delle vetture in cui tutto si fa attorno al guidatore. Noi la vediamo in maniera un po' diversa e poi anche per questo ci ispiriamo un po' al passato. Sono famose le citazioni dei materiali Lancia, no? Quelle della Flaminia degli anni 60, questa cura dei dettagli, tutti dicevano è un po' come sedersi su un sofà, no? Questo è un concetto che a noi piace molto, ci siamo un po' innamorati, abbiamo voluto un po' rispolverarlo
E da qui la volontà di costruire in maniera più moderna, più contemporanea questo concetto e dare alle nostre vetture una sensazione di cocooning, di protezione, di relax, di tecnologia senza sforzo. Allora se si vuole costruire l'interno di una vettura come se fosse una bella casa italiana, chi meglio di Cassina poteva aiutarci. Volevo fare una domanda ai due Luca, cioè quali sono le ragioni profonde della vostra collaborazione? Abbiamo capito che c'è una convergenza, c'è una complessità, c'è una stessa intenzione e valutazione del design, ma i valori profondi della vostra collaborazione? Ma Luca, prego. Ma intanto cioè, quello che ci accomuna sicuramente è una combinazione fra innovazione e tradizione, che sono due componenti fondamentali sia per l'una che per l'altra marca, perché tutte e due abbiamo quasi 100 anni di storia, quindi questo è sicuramente un valore, dei valori importanti. Poi c'è la ricerca, che comunque ha sempre caratterizzato Cassina, e l'innovazione, che poi anche se uno guarda la storia di Lancia, vuol dire la ritrova pienamente. Per cui ci sono veramente molte cose che abbiamo in comune. Poi da quando abbiamo iniziato, sempre di più è aumentata la consapevolezza che era la cosa giusta da fare, quindi siamo andati avanti veramente molto bene e se possibile intendiamo farlo ancora anche nel futuro. E la prova del 9 del fatto che la cosa funziona è vedere Luca al centro stile, vedere come si muove perfettamente a suo agio tra materiali, colori, vetture, dà la conferma che stiamo facendo la cosa giusta. E Luca ha ragione, poi c'è tanto altro da fare insieme, ma di questo parleremo presto. E queste contaminazioni culturali, no? Questa diciamo comune sentire verso l'innovazione, la tradizione, può essere un modello, un paradigma per l'evoluzione anche della vita nelle città del futuro? Può essere e deve essere. Noi tutti viviamo nelle città proprio perché vogliamo incontrare altre persone, vogliamo incontrare le persone che non sono come noi. E questo deve essere nell'ambito della ricerca e nell'ambito dell'industria. Ma l'abbiamo visto come le nostre vite stanno cambiando, l'abbiamo visto durante il Covid, in cui le nostre case sono cambiate nel loro interno e il nostro stile di vita è cambiato nelle case, in cui le cucine sono diventate delle stanze riunioni e i salotti avevano un'altra funzione. Questo sta cambiando anche nel modo in cui noi usciamo dalle case. Ecco, l'unico modo per poter affrontare queste profonde mutazioni è il studiarle insieme. E questo vuol dire che diverse industrie, diverse conoscenze devono riuscire a poter dialogare. E non è facile parlare la stessa lingua. Questa convergenza, Luca, tra casa e città, tra auto, casa e città, ci fa capire che il ruolo del design sta aumentando e viene sempre più riconosciuto e sta aumentando. Quali potrebbero essere altri ambiti in cui il design esprime una potenzialità, può esprimere una visione, secondo te? Beh, noi abbiamo visto già e abbiamo fatto anche delle collaborazioni che c'è un grande interesse da parte del mondo della moda, del mondo del fashion in generale e anche del lusso nei riguardi del design. Basta vedere le iniziative, sia quelle che abbiamo fatto noi che quelle che stanno facendo brand del lusso, che sono molto dirette verso un ingresso nel mondo del design in maniera più o meno corretta. Quindi credo che questo sia sicuramente uno degli ambiti dove ci sarà sempre maggior collaborazione in futuro. Quello dell'automotive sicuramente è un altro ambito molto importante e quindi ritengo che le due cose debbano sempre di più convergere. Ultima domanda, volevo andare. C'è una differenza tra come si stanno evolvendo le città italiane e come invece, secondo il vostro punto d'osservazione, si evolvono i mercati, le città fuori dall'Italia, mercati globali? Sì, c'è differenza, ci sono tante differenze. Quella che più ci riguarda ovviamente è quella della transizione ecologica. Ovviamente il tema dell'elettrificazione è un tema molto attuale, Lancia affronta con grande senso di responsabilità. Abbiamo un piano molto importante in quanto a nuove vetture elettriche. Dal 2026 lanceremo solo vetture elettriche, quindi Lancia vuole diventare un brand di vetture elettriche. In questa transizione molti devono giustificarsi solo per il fatto che non c'è più un rumore, per esempio, no? Per Lancia sarà una transizione molto più naturale. Già oggi noi non abbiamo nella nostra gamma nessun motore puramente diesel o benzina, quindi questo vuol dire che è quello che il nostro cliente vuole, che siamo sulla strada giusta e che la transizione per noi sarà davvero molto naturale. Bene, allora io vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo incontro
Lancia Cassina. Grazie. Grazie a voi.